E rimaniamo sempre a Foggia. Osservando un po', visitando un po' i monumenti, le bellezze. Ripeto, non moltissime che offre questa città. Questa volta ci occupiamo di uno dei monumenti, dei siti più antichi, dopo averne già visti due, della città stessa. Parliamo della chiesa di San Giovanni Battista, sita nella piana delle croci, che abbiamo capito essere il luogo storicamente forse più importante, anzi sicuramente più importante della città, nella parte nord della città, sempre verso la zona dei tratturi della transumanza poi. Life is but a memory, happened long ago. Si tratta di una chiesa antichissima, e le sue origini risalgono al XVI secolo, per cui 1500, e lo stile è quello di un barocco un po' modificato, un po' potremmo definirlo quasi un barocco dauno. Non magniloquente, non così efficace dal punto di vista visivo, ma estremamente affascinante. Di questa chiesa sappiamo che appartenne prima alla confraternita della Addolorata, una antichissima confraternita che esisteva, una delle prime confraternite in cui erano ammessi ambedue i sessi, anche se poi le cose cambiarono. Poi passò ai cavalieri dell'Ordine di Malta addirittura. So very unsung, it can never flourish. Till its stock is in the ground. Some men of fame never find. Fu ricostruita nel 1600, intorno al 1600 e 1626 per l'esattezza. Però poi l'Ordine di Malta abbandonò, non se ne prese più cura e ripassò alla confraternita. Mi sembra che si dice che ci furono problemi con la curia, e per cui i cavalieri abbandonarono la tenuta di questa chiesa molto bella, ripeto. Fruit tree, fruit tree. No one knows you but the rain in the air. Don't you worry. E ci fu un ulteriore restauro e nel 1725 fu inaugurata nuovamente con una nuova benedizione, e come se fosse stata appena ricostruita. Questa chiesa è centro di numerosissimi eventi, alcuni sono davvero clamorosi, alcuni sono davvero passati alla storia per la loro importanza. Fu il terremoto del 1731 che devastò completamente la città, la rase al suolo completamente, eppure la chiesa rimase in piedi. E fu poi visitata subito dopo da Sant'Alfonso,
il quale fu mandato a Foggia per la predicazione. E durante una delle sue visite presso questa chiesa, si narra che ebbe la visione dell'icona Vetere, che è una delle, appunto, delle icone, delle rappresentazioni sacre più amate, più sentite in questa città. Si trova normalmente nella cattedrale maggiore, altro gioiello di Foggia, ma che una volta all'anno viene esposta, proprio in ricordo di quell'evento, viene esposta anche nella chiesa di San Giovanni Battista. You have nothing to fear for the dreams that came to you and so young. Told of a lie. Successivamente un altro evento accadde sempre in quella chiesa. Apparve l'addolorata che piangeva. Ci fu sempre la presenza, se non ricordo male, di Sant'Alfonso dei Liguori, che si narra rimase per un'ora in estasi levitante alla presenza della Madonna stessa, la Madonna piangente. In quel periodo Foggia era devastata da sotto pressione per una feroce epidemia di colera che aveva quasi ucciso tutti quanti i suoi abitanti. E il colera pare che cessò, non ci furono più episodi e la cosa fu appunto attribuita a questa visione della Madonna addolorata. Ma molte altre sono le storie legate a questa chiesa. Vi prego di fare riferimento al link che mando nel finale del filmato, dove la storia, gli eventi di questo luogo, di questo sito, sono davvero descritti estremamente bene, e di cui ringrazio l'autore sinceramente per averlo messo in rete. Una delle caratteristiche che caratterizza questa chiesa, appunto, che non abbiamo potuto visitare perché era orario di chiusura, è la presenza nella piazzetta antistante di una croce molto bella, molto antica, che la storia narra fu ordinata da Carlo V dopo la battaglia che si è svolta tra Canosa e Cerignola e con Francesco I per il possesso del reame, per una questione di eredità. E Carlo V vinse la battaglia e volle in quel luogo lì ricordare, proprio mediante questa croce, l'evento a lui favorevole. Chiesa molto antica. Nella foto vi prego di notare le iscrizioni che ci sono. Sono delle iscrizioni povere. Si nota anche un certo un'approssimazione per quanto riguarda sia il latino sia nella grafia stessa. Infatti le cifre romane sono scritte malamente, sono scritte secondo quelle che erano le istruzioni non molto ampie che avevano i frati dell'epoca. Ad esempio si usa per 4 volte la C, simbolo di 100, cosa che non è correttissima. Solitamente si usa una M con una C davanti, ma questo qui è secondario. Molto molto bella. Ci sono a fianco della croce ci sono le immagini. Ci sono delle statuette piccole, votive, con l'addolorata e San Giovanni Evangelista. Why she flies, goes out in the rain. E questo era San Giovanni Battista, chiesa di Foggia, molto bella. And who she sings,
Elijah.